Sicuramente la mia vita, nel senso che io sono entrata in azienda ufficialmente nel 2015, ma in realtà giro per questi stabilimenti, per questa area produttiva da quando ho credo 2 anni. I miei genitori nel weekend erano qui e quindi io di conseguenza di riflesso ero qui con loro. I carrellini, che sarebbero i nastri trasportatori del caffè, io li chiamavo appunto carrellini e per me erano uno scivolo. E quindi è nato così, il caffè è nato come un gioco che poi è diventata ufficialmente il mio lavoro e di conseguenza la mia vita. Quindi lo definirei così, il caffè. Spero che sicuramente arrivino periodi migliori, nel senso che in generale per l'economia del nostro paese e del mondo intero non è un periodo roseo. Abbiamo avuto la pandemia, adesso c'è il tema guerra, il tema speculazione. Purtroppo in questo momento anche le cose banali sono complesse, nel senso che l'approvvigionamento delle materie prime di qualsiasi genere, prima chiamavi il fornitore, nelle tempistiche concordate sapevi che il prodotto ti arrivava, fosse esso caffè piuttosto che bobine, materiali per fare il packaging o qualsiasi cosa. Adesso i tempi sono dilatati, i problemi sono sempre dietro l'angolo, molto più frequentemente di prima, diciamo. Però credo che il caffè abbia un grande potenziale. Noto con piacere che sempre più spesso ultimamente la società più giovane magari è portata a voler conoscere il caffè, a provare altri caffè, oltre alla tradizionale miscela italiana che nell'immaginario comune dell'italiano appunto esiste un caffè, la miscela appunto, invece no, il caffè è un mondo vastissimo. Con piacere appunto notiamo quando facciamo visite nella nostra esposizione piuttosto che corsi, lezioni di approfondimento, c'è sempre un grande riscontro, tanta voglia di imparare circa questo argomento, questo prodotto. Quindi io spero che la situazione in generale possa risollevarsi e spero che il caffè possa avere la gloria che merita, come appunto l'ha avuta il vino. Nel nostro campo ci capita molto spesso di associare caffè e vino, perché il vino è un prodotto che ha conosciuto, cioè che ormai è entrato nelle case di tutti e anche chi non è sommelier, però conosce il gesto, conosce i termini che riguardano il mondo in generale enogastronomico, mentre il caffè è sempre stato un po' dimenticato. Invece adesso appunto notiamo che c'è una riscoperta, un voler approfondire e spero che questa cosa possa continuare così nel tempo. Non mi ero mai chiesta cosa sarebbe stato il mio lavoro. Ho sentito però che questo sarebbe stato il mio lavoro, sì, credo intorno alle scuole medie. A me piaceva moltissimo scrivere, in italiano ero bravissima, in matematica una frana. Volevo scrivere il mio diario, dove però non raccontavo la vita quotidiana, ma volevo raccontare dei paesi di provenienza del caffè. I miei racconti erano un po' questi: mio papà tornava a casa e raccontava appunto che in azienda era arrivata una partita di Brasile piuttosto che di Papua, piuttosto che di Etiopia, di qualsiasi altra origine che trattiamo. Quindi appunto sia io che mio fratello abbiamo sempre voluto capire dove erano questi paesi, che cosa si faceva, eccetera. E quindi io in questo diario, che per qualche tempo ho tenuto, raccontavo cosa succedeva in queste terre. E da lì allora mi è balenata insomma l'idea e comunque la consapevolezza che forse questo sarebbe stato anche il mio di futuro, non solo quello di mio nonno e di mio papà. Amo molto i dettagli, difficilmente mi sfugge qualcosa, quindi sicuramente la vista, anche perché in questo caso, in quella che è l'analisi sensoriale, è il primo senso che va, diciamo, tenuto in considerazione per valutare al meglio una tazzina di espresso. E quindi sicuramente, specialmente quando parliamo di espresso, noto e presto molta attenzione in quello che è il colore dell'espresso e come appare la crema in superficie, quindi direi la vista. Era il nostro focus, è da tanto tempo che parliamo internamente con il nostro team, i nostri consulenti di questo argomento e ci è sembrata la giusta occasione l'85esimo per sviscerare i progetti e i lavori che abbiamo menzionato da questo punto di vista. Come è stato detto nel convegno che si è tenuto il 1 ottobre in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, un'azienda è sostenibile, un prodotto è sostenibile se fa bene, nel nostro caso, a chi lo degusta, a chi lo beve, se fa bene alla comunità, se fa bene alle terre di origine da cui il prodotto arriva. Per noi vuol dire questo, sostenibilità. Ci sembrava una buona occasione iniziare a dire la nostra, iniziare a far sapere il nostro punto di vista a tutti i nostri consumatori, piuttosto che in generale a tutte le persone che ruotano attorno al nostro mondo, cosa significa per noi essere sostenibili.
È una domanda che mi è stata fatta spesso, in questo caso devo dire, perché ormai capita molto spesso che viene affrontato il ruolo della donna nelle aziende. Sarei falsa se dicessi che effettivamente non ci sono differenze, nel senso che tra uomo e donna intendo, perché comunque anche solo per il fatto che tutti continuiamo a parlarne significa che non è ancora una cosa consolidata e data per scontato. Nel mio caso, nella mia personale e ridottissima esperienza, è una sfida stimolante e piacevole, perché in fondo questo essere, tra virgolette, essere messa un po' alla prova e dover dimostrare qualcosa dà la giusta carica per affrontare le sfide con determinazione. Mi auguro, insomma, sia per il futuro del caffè che per il futuro in generale dell'imprenditoria, che tra qualche anno non arriveremo più a dover per forza vedere questo, dover fare la distinzione, fare un paragone, ma spero che le qualità e le capacità possano essere indistintamente apprezzate sia negli uomini che nelle donne. Caffè Milani, da 85 anni, immancabilmente tuo.